Presidente, allora una vittoria, ma qual è l'aspetto che le preme sottolineare di questi primi tre punti? La personalità. A parte abbiamo vinto come l'anno scorso 2-1, quindi insomma, questa è una cosa che mi fa piacere, no? È un buon inizio, lo sapevamo, era una partita molto difficile, molto, perché Catania è una gran bella squadra, la stessa dell'anno scorso, quindi mi ha sorpreso questa solidità che hanno forte, però la personalità dei nostri questa sera ha fatto la differenza, veramente i nostri giocatori. Cosa è mancato? Ma abbiamo sofferto un po' più del previsto? Ma no, perché Catania tra le medio piccole secondo me è la squadra più in forma, quindi gli altri hanno incontrato delle squadre non a livello del Catania. Quindi se vi devo dire cosa è mancato questa sera, no, perché la personalità al momento di difficoltà è venuto fuori. Certo, poteva chiudere Gomez quel 3-1, però ha giocato molto quella squadra, conferme di Quadrato, ma di tutti. Toglierne qualcuno, mi dispiace, ma tutti lo stesso. Quanto è contento per il ritorno al gol di Rossi dopo 2 anni? Sì, contento. Io l'ho detto a gennaio. Io lo dissi a gennaio, non ti preoccupare, non avere fretta, con calma. E non è ancora al 100%, quindi figuratevi quando sarà. Ringrazierà anche Prandelli per questo, no? Mi ringrazierà Prandelli? Per sì, per averlo puntato e averlo fatto crescere. Ah, no, sì. Sì, beh, adesso presto ancora. Comunque se Pepito tornerà a giocare come sta già, questa sera ce l'ha dato, anche Cesare, tra qualche mese sono convinto che lui ha grande stima di Pepito, quindi lo osserverà molto. Allora, Con Giaccio è finita. Ho sentito oggi di Litti, il mister è stato molto chiaro, non è successo niente di particolare, il ragazzo un po' di nervosismo ce l'aveva, e il mister aveva deciso giustamente oggi di non portarlo qui perché non voleva distrarre, è stato molto chiaro lui, quindi non voglio tornare sull'argomento. Se la sente di dire mai al Milan? No, ma io non dico mai al Milan, mai di qua, mai di là. Il giocatore quasi sicuramente i prossimi giorni lascia la Firenze. Presidente, la Fiorentina potrebbe a quel punto tornare sul mercato in extremis per qualche innesto magari? Ma non credo che abbiamo bisogno di ulteriori innesti, abbiamo tanti di quei giocatori, tra l'altro giovedì ci sarà qualche rotazione, quindi ad oggi no, mi sento di dire che no. Non avremo bisogno di niente. Magari un portiere? No, un portiere questa sera si è portato molto bene. Ormai capisco che questo è il tantamme della città, anche vostro. Fate il vostro mestiere, quindi è giusto che fate queste domande. Per me il portiere non serve. Presidente, si sente di escludere che gli AIC non accettino la sua distribuzione e poi si debba ricorrere a tenerlo in tribuna quando è stato paventato e ventilato? No, non sarà questa la soluzione. Ripeto, il caso Montolivo era molto diverso. Molto, molto diverso. C'è un giocatore che fa gli interessi di Jalice, giustamente fa i suoi interessi e pensa anche che tipo di società ha con cui sta trattando, è molto coscio, quindi è una persona seria, lo ribadisco. Il discorso Montolivo era molto diverso, quindi non ci voglio tornare. Vuole dire che Jalice si è comportato peggio di Montolivo complessivamente nei confronti vostri? No. Jalice e il suo entourage? No, si è comportato peggio di Montolivo, no, proprio l'opposto, ho detto io. È l'entourage di Montolivo. Si è comportato come invece si sta comportando, il contrario, ho detto. Grazie. Un grande stadio per giovedì, a questo punto un appello ai tifosi per un Franchi come stasera. Andrea, sì, insomma i tifosi hanno dire altre cose sui miei tifosi, niente, io quello che ho detto ai miei ragazzi all'inizio stagione, ho detto voi dovete rendervi sempre più orgogliosi i nostri tifosi, che lo sono già, ma lo devono essere ancora di più, come questa sera, applausi dall'inizio alla fine, questa è una Fiorentina che ci farà ancora tanto divertire.